sogno viaggio che io sento vicino. Negli occhi fame e freddo, certo io sarò un clandestino. Mio padre è rovinato per la vecchia barca sul mare. La notte sembra amica, il vento che ancora non c'è. Ancora non c'è. Ma d'improvviso poi due grandi maglioni nel blu, due grandi occhi che la notte non sa celare più. Guardia costiera per noi, di nuovo la nostra realtà. Ma d'improvviso poi due grandi maglioni nel blu, due grandi occhi che la notte... Bentrovati in questa nuova puntata di Dietro Dio. Oggi parliamo ancora una volta di musica, siamo con Paolo Rocca. Tre, questo è l'album, però scusa, dalla conferenza stampa ci siamo trasferiti qui in questa bellissima spiaggia che è Cala Mosca, naturalmente Cagliari, con un bel vedere qua e là. E come, un bel vedere, sì. Allora, parliamo di questo disco, terzo disco per quanto ti riguarda, no? Sì, diciamo la settima uscita discografica e il terzo disco, 12 brani. E quindi cosa vuoi sapere? Voglio sapere tutto, insomma, come nasce anche la tua collaborazione. Collaborazione con Mario? Con Mario, certo. Pongo con Mario. Sì, vabbè, con Mario è nata per caso circa 5 anni fa. Diciamo che tramite un amico che credeva nelle mie qualità, se poi qualità sono, non lo so. Insomma, ha creduto in questo bel progetto. In questo progetto abbiamo... Mario ha ascoltato un po', ascoltando la voce, ascoltando un po' le cose, abbiamo deciso di mandare avanti questo progetto che sta andando avanti da un bel po' di anni. Come si vive questo momento della discografia che crea poi così tanti problemi? Perché insomma i dischi non si vendono più, diciamo le cose come stanno. Sì, beh, chiaro, quello è... Hai toccato un tasto dolente. Sì, questo purtroppo si vive in maniera problematica, però talmente la passione che comunque uno comunque ci prova e si diverte a farlo. Esatto. Anche perché ci sono i concerti, insomma, esatto, c'è tutto, cioè, quello che gira dietro il disco. L'importante è crederci e divertirsi, poi chiaro, io mi autoproduco, quindi mi viene un po'... Tu sei di Cagliari? Io sono di Cagliari, sì. Cosa significa per te trovarsi qui in questa spiaggia bella, a Cala Mosca, in occasione del nuovo album 3, come dire, con tanti amici che ti hanno seguito, grazie anche ad Antonio Lai, sì, che ti hanno seguito, come dire, per pubblicizzare questo evento, perché poi si tratta di un evento sicuramente, sì, per te, ma anche per chi ama la tua musica, no? Sicuramente, sì, no, sono felice di questo, e infatti ringrazio, devo ringraziare tutti quanti, Antonio Lai, Antonello Lai, Paul De Santi, chiaramente. Poi... Adesso ci divertiamo, perché guarda, facciamo così, siccome noi abbiamo ripreso anche mentre Antonello Lai ti intervistava, magari mandiamo anche qualcuna delle sue domande, però prima di tutto questo c'è un video che fa parte del penultimo album. Lo lanciamo? Sì, va bene. Quel video fa parte del primo album. Ah, del primo album? Sì, del primo album, sì. È un brano per me molto importante, perché comunque ha dato svolta alla mia carriera artistica. Aspetta, prima di lanciare. L'accendiamo? È l'ultima accendiamo. Risposta? L'accendiamo? Sì. È quella giusta? Siamo rovinati. Ne è arrivato un'altra. Non ti bastare uno di Antonello. Allora, abbiamo parlato di Duzubba. Ma avete lo stesso nome, Antonello? Sì. Sì. Aio, cadiamo. Senza toccare. No, salutiamo però la zona. Guarda che Paolo è sensibile, senza toccarlo. No, dopo Gerò. Allora, lanciamo il video, poi ci rincontriamo ancora qua per il lancio finale. Belle canne di tutti il mondo, unitevi. Paolo è qua per voi.
tu non ci sei, si lasci un vuoto dentro me, tu non lo sai. Una persona come te si muove con che cosa? Ma io posso fare indifferentemente tutte e due le cose, posso... Ce l'hai un tuo gruppo? Sì, ho anche un gruppo, posso andare sia col gruppo che con le basi. Quando vai col gruppo il cachet ti permette poi di dare un soldino a tutti? Oppure è un problema? Sta diventando un problema anche questo, perché comunque i prezzi stanno sempre diminuendo, quindi alla fine io molte volte... riesco a pagare il gruppo e poi il resto io lo faccio anche, l'ho fatto anche senza avere, avere delle retribuzioni, perché comunque a me piace, lo faccio per ci credo. E ci credo, principalmente è quello il motivo. Se ne vai, lasciami almeno dirti che ti amo amore mio, che ti amo da impazzire, che ti amo davvero e lo sai. Chiudi la porta, non andar via, apri le braccia amore mio, siediti qui vicino, senti il mio cuore che batte sempre. Bene ragazzi, avete capito, la discografia sarda deve proseguire perché è importantissimo. Eccolo qui, Paolo Rocca 3, questo è l'album. Oh, salutiamo Teleregione, salutiamo tutti, da Calamosca ad Cagliari è tutto. Salutiamo? Sì, sì, grazie a tutti i telespettatori di Teleregione, un bel bacio. Ciao a tutti. Cosa fanno così? Cosa siamo venuti a fare? Ma che tutti ci insieme fate? Adesso? Tutti insieme, adesso qui, inesorabilmente, Paolo Rocca. Oh, ma che schifo ragazzi, ma proprio queste cose non si fanno. Ma la che fa si schifo di adesso? No. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ah, ditemi una cosa. Forza Torres, ascolta. E forza Dinamo. Ascolta. Forza devo tenere in serie. Senti, domanda. Un ricordo, Antonello. Antonello, calmati. Un ricordo di Calamosca, dai, tu che c'hai una certa età. Ma guarda, io più che altro stavo guardando. Vieni qua dove stai andando. Calaris Muranda, ma Sassari non lo capisco. Io ho un ricordo di Antonello quando frequentava qua dietro, Cala Figuera. Oh, dai ragazzi, oh, fatti i bravi, stringi qua. Paolo Rocca, il nuovo album. Ciao a tutti da Cagliari. Ciao, ciao. Chiudi la porta.